Mamma mia. Mi passi il telefono. Ce la faccio. Dai. Oh, Chicca mi ha chiesto se la raggiungo prima che va al lavoro. E che te paga? Ho capito, che c'entra? Sono mesi che va al lavoro. Claudio, in un altro momento storico ti avrei anche dato ragione, ma all'attuale luce dei fatti la situazione mi sembra quantomeno improba. Ma che cazzo stai a dire? So di che estate, Cla, fuori faranno 40 gradi, sono le 2 del pomeriggio, la gente boccheggia, c'è la monnezza in putrefazione che non raccorgono da giorni. Moriresti dopo pochi istanti a causa dei gas tossici. Ma dici? Dico sì, non è che appena pelle puoi mettere i pentagli alla tua de pelle. Capito? La pelle tua. Come cazzo mi vengono? Come cazzo si fa? Sei tutto fracico, puzzi pure. Guarda, senti, lasciamo perdere, eh? C'ha ragione Sandro. Certe cose fuori stagione non si fanno fare. Va, è inutile continuare a rimuginare. Te lo dico da amico, fidati. Là fuori la gente sta morendo ustionata. Le macchine non riescono più a circolare perché i pneumatici rimangono attaccati all'asfalto. È un fottuto inferno. Anche i gabbiani hanno lasciato la città. Non ci resta più alzarci qui sul divano, accendere il condizionatore e vedere serie su Netflix all'infinito. Finché una civiltà aliena finalmente ci colonizzi e risolva finalmente il problema della Far Roma. No, ma comunque c'è ragione. Non è che mo uno per scopasse una può mettere pentaglio alla propria salute. Ma te credo, Cla. C'è pure un'età ormai, hai fatto 30 anni, rischi pure il malore con sto caldo. Ma quindi no? Se uno volesse fare qualcosa d'estate, chiedo a te che sei un esperto, che deve fare? Che mo, chiedi pure.
Secondo te il condizionatore in bagno che avevamo messo a fa'? Affanculo a chicca, al caldo, all'afa, alle macchine bollenti.